prima che si sposi mia sorella Checca, mi devo sposare io! Io mi devo sposare! Ho comprato un po' di zucca barucca! Quando sbarcherà tuo fratello Beppo, sposerà me! Ne volete un po'? Diana, mi piace tanto a me la zucca barucca! Datemene un pezzo, va? Prendete! No, abbiamo portato del pesce grosso così! E siamo tutti allegri e contenti! Il mio padrino vuol lasciarmi un battello e quando sarò sistemato vorrei maritarmi anch'io. Davvero? Sì, ma voi avete detto che vi imbarazzo. No, ma io ho detto che mi imbarazzava la zucca, mica proprio voi. Hanno parlato con Tofolo Marmottina? Se ci fosse qui Orsetta le darei una sberla sul muso! Basta, eh! Io da quella lì non voglio altro! Pietro! Oh! Fortunato! Che cosa c'è in barca? Questo sei otto pese! Sono quattro cai le poggi, do cai le babboni, zie boseche e un cavo di parole! E se io lo trovo, sto Marmottina, lo taglio a fette! Come faccio coi calamari? Chi sono quelli che ti hanno minacciato? Oh, sì, allora, Paron Toni Canestro e suo fratello Beppe Sgombro e poi Titan Animo Letto. Sono dei disonesti, illustri. Calmatevi! E tu parla a modo. Se no ti faccio ingabbiare. Sì, lo sai che per le sassate che hai tirato meriteresti di essere processato anche tu? Non ci possiamo... mettere d'accordo? Mia Suso, insomma, stavo mia Suso, cazzella io, insomma, stavo mi incazzella io. Ma volete dire che l'hanno vicino al tribunale? Sono, ma stavo! Oh, e va pure, fortunato, la decica, ma vi ha imbarazzato una cosa nuova. E perché cosa che andava, mi musera? Io, se potessi, Tittanani me lo prenderei. Ma non è moroso di Rosietta? L'ha lasciata! E allora Tofolo, stai allegro, perché io voglio che si faccia sto matrimonio! Mamma cavolo, illustrissimo! Allora Tofolo con chi? Con Checchino! Ah, mio fratello Beppo sposerà Orsetta! Bravi, e Titanano sposerà Lucia! Oh, se sarà gentile, può darsi che la sposi! Oh, su, non state lì a fare il puntiglioso! Le avete parlato? Sì, gli ho parlato. E che cosa ha detto? Ah, a dirla tutta non ha detto né sì né no, ma i 200 ducati gli piacciono. Io non muoio contento se non prendo schiaffi Orsetta. E a Marmottina gli voglio tagliare un orecchio. Dovessi anche finire in galera. Può parlare più forte? Ho detto chi siete, il vostro nome? Prego? Sto fresco. Come vi chiamate? Vai via, subito. Vai a nasconderti. Ma se loro mi hanno appena detto che non c'è nessun problema. No, non fidarti. Vogliono la tua fine! Siamo stati al palazzo e noi non ci hanno nemmeno voluto ascoltare. Hanno ascoltato loro e noi non ci hanno nemmeno ascoltato. Che rissa, che storia! Robe che non vi dico! Ma cosa è successo? Di tutto! Gridavano, se le davano, baruffavano! Ma chi? Mia cognata Pasqua, Lucietta, Donna Libera, Checca, Orsetta! Donne, sempre baufe, sempre chia. Dese bene il proverbio, eh? Donne danno, malano e affano.